Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, signori miei, e oggi siamo diventati dei camionisti. Cose serie, signori, cose serie, dobbiamo fare un po' di tutto, siamo tuttologi, facciamo gli allenatori, facciamo gli sparatori di paintball, facciamo i camionisti, facciamo di tutto, raga, bisogna essere così, pronti a qualsiasi nuova avventura. Allora, iniziamo questa nuova avventura su Euro Truck Simulator 2, signori miei. Noi in questo momento siamo dei dipendenti, come potete leggere in alto a sinistra. Abbiamo un lavoro in corso che dobbiamo portare delle scatole vuote da Palermo a Palermo. E abbiamo 4 ore e 54 minuti ancora per completare questa missione e il guadagno sarà di 361 euro. Una miseria praticamente, però va bene. Non perdiamo tempo, divertiamoci e vediamo un attimino se riusciamo a guidare. Allora, bello, guardate che bello, non siamo su un Iveco, io non ci capisco nulla di camion, raga, so solo che è grosso e ingombrante, abbiamo il carico già attaccato dietro. Allora, io voglio alzare il volume perché voglio sentire proprio il motore che si accende. Che neanche si sente tanto, proprio tanto, però va bene, siamo pronti, allora. Così cammina lui, sì, stiamo camminando, raga, siamo partiti, siamo diventati dei camionisti, signori miei. Bello come gira. Io vi informo che stiamo... Devo uscire io? Sì, penso di sì. Frena, frena, zio. Frena questa cosa che è enorme. Dobbiamo andare un po' più di là. Fermati. Fermati. Dobbiamo... Di là è chiuso. Ma dove cazzo lo dobbiamo... questo autobus dove è arrivato? Scusatemi. Mi fate fare un attimo retromarcia. Perché il navigatore mi sembra che mi dice di devo andare da quel lato. Stiamo fermi tutti un attimo. Andiamo da quel lato. Dopo usciamo. Io mi sono già perso. Sono un camionista veramente, veramente. Ecco, vedete, dovevo andare da questa parte io. No. Non dove mi sto allontanando dall'appunto X. Ah, quindi io sono il pallino blu. Ho capito. Nel navigatore io sono il pallino blu. Abbiamo scoperto una cosa nuova, ragazzoli. Riusciamo a fare, secondo voi, un'inversione qui senza distruggere tutto? Mamma che raggio di sterzata che c'ha. Sì, però dovresti girare. Ci passa secondo voi, raga? Sì, piano, il rimorchio è sempre attaccato. Sì, raddrizza. Ok, perfetto. Tutto calcolato, raga. Volevo semplicemente vedere se riusciva a girare il camion. Siamo riusciti a girare il camion. Zio, apri nuovamente il cancello che siamo nuovamente qui. Fermati. Allora, stiamo calmi. Riesci ora a uscire senza fare danno. Con calma. Con calma. Ok, siamo fuori, calma. Qui c'è nessuno. Salve, passiamo noi. Buongiorno. Abbiamo un carico di scatole vuote. Mamma mia, siamo finiti sul marciapiede di fronte. Abbiamo invaso 8 corsie, però va bene. Ok. Io come destinazione di partenza, raga, come destinazione, diciamo, di base, ho messo Palermo, perché giustamente io sono di quella parte di là della Sicilia. Ma io non ci capisco nulla, raga. Ah, era tutto questo il trasporto che dovevo fare. Cioè mezz'ora a cercare di capire. Fermati. Era qui che dovevamo arrivare. Ottimo. Ottimo, perfetto. Dovremmo fermare, se non sbaglio, il cargo qua sopra. Fermati. Ma aveva scritto premi invio. Premi il tasto seguente per gestire la consegna. Invio. Era tutto questo praticamente. Il camionista esperto sa affrontare le manovre con saggezza. Lo parcheggio dove vuoi. Parcheggiamo sul sicuro. Mi spiace, ho fretta, salta. No, lo parcheggio dove vuoi. Qual è il problema? Sì, noi siamo dei veri camionisti, signori miei. Dirigiti verso la bandiera rossa nella mappa. Ok. Deduco che dobbiamo girare di qua, raga. Sì, lo dobbiamo mettere a fianco a questo. Pensate alla mano del parcheggio, termina consegna. Per dare punti bonus del parcheggio preciso. No, lo parcheggiamo, raga. Questa prima missione va completata come si deve. Mi sto ammaraggiando a fare a destra e a sinistra, ma va completata come si deve. Fermi tutti. Gira così. Fermati. Ok. Sì, e io la retromarcia come la guardo? Secondo me... No. Così siamo proprio messi male. Siamo proprio messi male. Dai. Dai avanti, raga. Dai avanti, zio. Dai avanti, zio. Dobbiamo invertire il senso del camion. Fermati. Secondo voi così ci riusciamo? Allora, no. Siamo completamente sbagliati, raga. Dai avanti, accelera, occhio al muletto, lo pigliamo preciso, aiuto. Mamma mia, raga, che cosa bella. Riusciamo a fare un giro di 360 gradi da dietro
Sì, mi fate girare di qua. Faccio il giro lungo, raga. Faccio il giro lungo perché mi viene meglio a parcheggiare. Sì, decisamente mi viene meglio a parcheggiare. Però va bene. Di solito i parcheggi erano più facili. Io una volta ci giocavo e ricordo che il parcheggio era più facile. Era un qualcosa che dovevi lasciare velocemente. E invece mi hanno messo proprio a fianco a The Canyon che devo capire come gestire. Calma, calma, ok. Qui siamo, abbiamo fatto la curva stretta. No, siamo perfetti, ok. Allora, stiamo calmi. Cerchiamo di capire assieme come parcheggiare, raga. Cerchiamo di capire assieme come parcheggiare. Allora, stiamo calmi. Sterza di lì. No, devo riuscire a farlo io. Vai avanti, sterza tutto e usciamo. Ok. No, 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 le casse. Mi sono preso delle casse di legno davanti. Ma scusami, ma perché si gira al contrario questo di camion? No, no, devi andare avanti. Lo stiamo per perdere. Lo stiamo per perdere. Ce l'ho praticamente tutto qua a fianco. Lo vedete? Ce l'ho tutto qua a fianco. Ok. Devo riuscire a capire. Fermati, 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 fermati. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai un po' avanti ancora così. Vai avanti così. Vai avanti così. Perfetto. Ora, se io in teoria ingrano la retromarcia e la ingrano così, lui doveva. No, no. Lui invece non fa assolutamente nulla. Ok, allora cerchiamo di capire un attimino come, dove, quando e perché. Allora, calmati, calma, girati così, perfetto. Ora vai un po' avanti invertendo la rotta. Ok, perfetto. Ok, ferma così. Ora, se io ingrano la retromarcia e gli dico perché gira al contrario questo. Ah, come bello passeggia. E col camion girar. No, 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 è troppo stretto. Ok, siamo riusciti a passare senza fare danno. Rifacciamo il giro del locale, signori miei. Stiamo consumando benzina solo per fare le manovre di parcheggio. Ma porca di quella miseria. Forse avrei dovuto dirgli che lo dovevano parcheggiare loro invece di perdere tempo a parcheggiarlo pure io. Raga, stiamo correndo, stiamo correndo, stiamo correndo. Sono un pazzo. Frena, 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 frena. Ok, stiamo calmi. Stiamo assolutamente calmi. Allora, allarghiamoci un attimino così. Ci provo l'ultima volta, raga. Ci provo l'ultima volta. Dopodiché glielo lascio qui e me ne frego. Se lo parcheggiano loro, giusto? Non è che possiamo qui perdere una giornata solo per parcheggiare un rimorchio. Allora, fermi così. Fermo così, vai dritto. Mettiamo il rimorchio dritto. Mettiamo il rimorchio dritto e dritto. Sembrerebbe di sì. Oh, ora, se io vado leggermente indietro. Sterzando così, lui gira dall'altro lato. Ok, perfetto. Allora vai avanti. Calmati. Ora non posso più rimettere i rimorchi al collo. Fermi tutti, fermi tutti. Siamo riusciti a fare manovra, raga. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Calma. Lui sta girando, ma dove sta a girare? Calma. Ma lo sto mettendo nel punto giusto? No, no, non abbiamo girato troppo. Abbiamo girato troppo. Ok, calma. Io non so minimamente come si guardi dietro. Perché se io riuscissi a guardare. No, 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 no. Ora giri troppo da quel lato, zio. Giri troppo da quel lato adesso. Adesso sta diventando antipatico che giri troppo da quel lato. E rifacciamo il giro, ragazzi. Rifacciamo il giro. Riuscirà Maullo a consegnare questo carico? Non si sa, non si sa. Allora, quindi ho capito. Quindi per parcheggiare in quella direzione dobbiamo girare dall'altro lato e non come se dovessimo girare. Ok, quindi il tir deve andare da una parte, il rimorchio dall'altra. Ok. Ci riusciamo, ragazzi, ci riusciamo. È la prima consegna, pensate alle altre. No, le altre vedrò di fare qualcosa di più facile. Calma, calma. L'ultima volta, ragazzi, ci provo l'ultima volta. Allora, vai avanti, vai avanti. Vai, allora, stringiti un poco, stringiti un poco. Dai così, ok, fermo così, vai avanti, mettiamo il rimorchio dritto, ok, è dritto? Sì, fermi, fermi, retromarcia inserita, sterziamo dal lato opposto, ok, meno, 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 meno sterzata, ok, raga, forse ce la facciamo, dai, 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 dai. Entralo, 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 entralo. Che ho toccato? Mi sa che ho toccato qualcosa, raga. Entralo.
Mi sto mangiando il container. Qualcosa mi dice che mi sto mangiando il container, raga. Ma qui non c'era qualche altra cosa? Sì, fermati! Fermati! Ma guarda che gran parcheggi! E perché ora non va più indietro il nostro amico? Fermati! Dai, dai, dai. Devo riuscire a liberarmi di queste casse qua davanti, raga. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ma ullo e le consegne! Abbiamo sbattuto di nuovo sulle casse. Abbiamo sbattuto di nuovo sulle casse. Calma. Ora devo semplicemente riuscire a girare. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Dai, 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 dai. Accelerare il piano. Piano non gli butterò a terra la recinzione se non me la fanno pagare. Ok, calma. Ho toccato qualcosa, ma non so che cosa. Raga, ho toccato qualcosa, ma non so che cosa. Forse l'altro. No, 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 retromarcia, retromarcia. Riesci a girare? Fermati. Ok. Siamo leggermente fuori linea. E siamo tutta a retromarcia sparata, signori miei. Siamo in retromarcia completamente sparata. Fermati così, ok. Io ancora non ho capito come cavolo ora. Come porca miseria si deve far girare sto camion. No, 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 così non ce la facciamo. Meno male che le scatole erano vuote, raga. Meno male che le scatole erano vuote perché c'è veramente da uscire pazzi. No, l'ho girato dall'altro lato. Vai indietro. Ce la fai, stringere, no! Bello così, l'abbiamo consegnato il nostro furgone, perfetto, chilometraggio 3, tempo impiegato 38 minuti, gasolio consegnato 2,7 litri, ottimo. Siamo saliti di pochissimo, bello, esperienza 3 punti su 200, dobbiamo rovinare il livello 1, siamo veramente a mare più totale. Ora, facciamo caricare un attimino e vediamo quale sarà la prossima missione che vedremo nel prossimo video, raga, spero di riuscire a fare qualcosa di meglio nel prossimo video perché in questo è stato veramente assurdo, cioè mi hanno fatto portare un furgone, un camion di 12 metri da un negozio di fronte all'altro. Praticamente ho perso più tempo a cercare di parcheggiare qualcosa enorme che va bene, super, super, super. Oh, che cosa carina! Questo è il tuo quartier generale, che catapecchia, signori miei, mamma mia! Ok, è un garage piuttosto modesto, potrebbe non sembrare molto bello, ma è già un buon inizio, almeno male. Purtroppo non è ancora niente da parcheggiarci, perciò per ora non ci sono camion in vista. Ok, non abbiamo aggiustamento. Una volta che avrai guadagnato abbastanza soldi, avrai comprato un camion, sarai in grado di muoverti liberamente nel mondo. Inizia la tua carriera da qui. Ok, buona fortuna. Grazie, gentilissimo. Abbiamo una catapecchia. Oggi è lunedì, sono le 10:40. Vediamo se abbiamo dei lavori da fare. Se io faccio guida, no, offerte di lavoro, vediamo. Viene assunto comodista professionista senza troppi fronzoli. È l'unica cosa che possiamo fare per ora, raga, perché camion non ne possiamo comprare. Se non sbaglio, i rivenditori, nuovi accessori. No, perché abbiamo solamente 2000 euro, 2361 euro. Quindi non penso che possiamo farci assolutamente niente. Vediamo assunti da qualcuno per trasportare qualcosa. Vediamo cosa ci dice. Allora, possiamo andare da Palermo a Messina, ci danno 3.000 euro. Palermo-Messina, 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 Palermo-Catania. Ok, oppure io non sto nemmeno guardando cosa stiamo trasportando. Palermo-Catania, Palermo-Villa San Giovanni, Villa San Giovanni, Palermo-Messina, Palermo-Messina, Villa San Giovanni. Quindi ci serve anche il traghetto. Palermo-Palermo, Palermo-Messina, Palermo-Messina, Palermo-Catania, Palermo-Catania. E questo invece è Palermo-Napoli. Ma la facciamo tutta in nave praticamente. Palermo 362 euro ci danno. No, no, no. Qual è quella che mi paga più di tutti? Facciamo così: 3.400, 3.200, 3.1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 7, 2, 6, 1.000. No, è la prima ci paga di più di tutti, ovvero la Palermo. Dobbiamo trasportare ghiaia. Ok, da Palermo a Messina, un'ora, l'offerta scade e farà un'ora. Ok, consegna standard, va bene. Accettiamo questo lavoro, ragazzuoli, e lo faremo nel prossimo video. Spero
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per i like e per i commenti che mi lascerete, datemi dei suggerimenti e niente ragazzoli, noi ci vediamo nel prossimo video in cui andremo da Palermo a Messina. Inizia la nostra scalata, raga. Datemi una nazione che volete visitare e così vediamo di arrivarci e fare qualcosa di interessante. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video. Bella raga, ciao!